Se siete alla ricerca dei migliori elementi scenici in circolazione, dovete assolutamente vedere questo video. Con questi elementi sul campo di battaglia, la vostra esperienza di gioco non sarà più la stessa. Ciao, sono Riccardo, Paolo, Cause Suor Italia e oggi andiamo a fare la review degli elementi scenici che ci ha inviato Mauro. Esatto. Mauro è un ragazzo che nel tempo libero si diverte a costruire elementi scenici e ha una sua peculiarità, che costruisce degli elementi scenici bellissimi. E niente, questo ragazzo ci ha contattato tempo fa, proponendoci appunto di realizzare degli elementi scenici. Noi giustamente abbiamo colto la palla al balzo, e anche perché ci aveva fatto vedere delle immagini dei lavori precedenti, avevamo già capito che comunque la qualità era molto alta. Quindi ci siamo messi d'accordo e gli abbiamo detto più o meno quello che volevamo al momento, che avevamo in mente, che ci poteva tornarci utile. Pure. E niente, è partito il processo. Man mano lui ci ha dato dei feedback, da cui già dai feedback si capiva comunque che il lavoro era un lavoro corposo, fatto bene, cioè di qualità. E niente, questo è il risultato e direi che soddisfa pienamente Sì, le attese. direi un ottimo, ottimo risultato. Sì. Allora, vi lasciamo comunque tutti i riferimenti in Certo, descrizione per certamente. contattarlo. Io consiglierei proprio di contattarlo perché se volete degli elementi scenici per i vostri wargames, battaglie, o anche semplicemente da metterlo sul camino, secondo me, Sì, anche io lo perché poi magari il caldo potrebbe compromettere un po' la tenuta, però. Anche perché adesso è un periodo in cui anche iniziano a uscire, diciamo, prodotti industrialmente un sacco di terreni di plastica da montare, da preparare. Comunque vuol dire avere una scatola di plastica da montare, primerare, colorare, poi alla fine l'effetto non viene come quello che hai sulla scatola, quindi ti scazzi. Tutta una serie di solite problematiche. Qui comunque abbiamo, e il livello qualitativo è quello che comunque è garantito da una cosa prodotta in serie. Qui abbiamo delle robe prodotte artigianalmente, perché sono prodotte da un ragazzo nel suo tempo libero, e di una qualità impressionante, considerando che sono prodotte appunto in maniera artigianale, e vi arrivano montate, colorate, pronte da mettere, le tiri fuori dalla scatola, le metti sul campo da gioco e sono fighissime se è Potete addirittura giocare col corriere, se non gli date dentro, aprite la scatola e giocate. Vi lasciamo in descrizione tutti i link per contattarlo. La sua mail è gbu.terrain@gmail.com. Potete contattarlo, lui è molto disponibile. Vi fate una chiacchierata anche solamente via email o altri modi vi proporrà. Addirittura noi all'inizio non è che avevamo ben chiaro neanche noi cosa volesse, cioè avevamo delle idee, poi lui ci ha aiutato a svilupparle Cioè, e a capire indirizzato. esattamente cosa costruire. Quindi è veramente, cioè non c'è un catalogo tra cui scegliere, la Esatto. libertà è praticamente assoluta. La prima cosa che colpisce di questi elementi è, secondo me, la bellezza, come abbiamo detto fin qua. Sono elementi scenici proprio costruiti per giocare e con una definizione totale. Io francamente in vita mia ho visto poche volte gli elementi scenici così. Sì, anche come dicevi, come ci dicevamo giustamente nei giorni passati io e te, anche la complessità strutturale proprio, cioè a livello architettonico come sono realizzati, non sono due pezzi di polistirolo messi uno sull'altro, Esatto. cioè Architettonicamente è realistico, il comune darebbe veramente la realizzazione, secondo me. realistico. Esatto. E poi anche, diciamo, il vero livello qualitativo, il vero plus si vede nei dettagli, perché poi ci sono veramente, specialmente secondo me sulle case, si vedono dei dettagli tra le porte, le finestre. Noto qua l'orto Esatto, io davanti. adesso noto ora che ci sono le finestre con le losanghe del vetro, cioè che non avevo notato prima. Veramente Soprattutto qua abbiamo, ci ha fatto una bandiera con la C e la V di Cousins For, veramente bello. Sì, veramente un livello di dettaglio notevole che comporta anche un lavoro Sì, notevole da parte sua. molto. Ricordiamo che sono 100% custom, tra l'altro. Se voi volete il sasso non qua sotto, basta che glielo dite quando vi invia le foto e siete accontentati, praticamente riesce ad accontentare tutto Sì, quanto. esatto. Sì, infatti un'altra cosa positiva è che comunque è un ragazzo molto disponibile e che vi dà un continuo feedback di ritorno durante il processo produttivo. Cioè noi man mano che lui assemblava, tagliava, premerava, iniziava a colorare, continuava a mandarci fotografie per dire guardate, questo è il punto dei lavori, vi va bene, non vi va bene, avete cambiato idea, c'è qualcosa che non vi piace.
Quindi avete veramente il controllo totale, quindi siete sicuri che poi quando il pezzo vi arriva a casa è esattamente quello che volevate. Anzi, addirittura nel nostro caso non ci aspettavamo che fossero così fighi. Esatto, cioè, le foto non rendono quanto in realtà siano fighi quando li tirate fuori dalla scatola. You got the power, quindi. Altra cosa molto importante è la scala perfetta, perché se prendete una miniatura qualsiasi, come un goblin, non sono i classici elementi un po' fantasy che magari sono un po' più piccoli, un po' più gonfi, questo è proprio rispetta totalmente la scala, quindi ci potete tranquillamente giocare dentro, si possono creare spazi di rovinio, cose in cui entrare e giocare, questo garantito. E oltretutto un altro vantaggio è che noi per ora ci siamo concentrati sul tema, diciamo, fantasy, chiamiamolo così, perché avevamo necessità di questo. Però nelle fotografie che ci ha mandato, in realtà, essendo una cosa fatta a livello artigianale, lui è bravo anche a costruire elementi scenici in tema, diciamo, sci-fi, quindi sì. 40.000 simili. E ci ha mandato delle fotografie che sono veramente notevoli, cioè il livello qualitativo non è minore nello sci-fi rispetto al fantasy. Quindi anche lì avete bisogno di un elemento scenico per il fantasy, ve lo fa, avete bisogno di un elemento scenico per 40.000, ve lo fa, veramente avete a disposizione una persona che è veramente una risorsa notevole. È un architetto del world game. Un coltellino svizzero degli eventi scenici. Niente, ricordiamo ancora una volta, Mauro, vi lasciamo la mail in descrizione, contattatelo anche senza impegno, secondo me. Sì, sì. Vi fate una chiacchierata. Esatto. E basta, lo consigliamo veramente a tutti, quindi. Sì, esatto. Io sono Riccardo. Paolo. Cause Sur Italia e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.